Siamo in Cadore, anticamente Catubrigum, dal celtico Catu, battaglia, e Brigum, roccaforte, una delle più belle zone alpine del Veneto orientale. Si tratta di un territorio ricco di storia e di natura che si snoda lungo l'alta valle del Piave, fiume con funzione di vera e propria cerniera di collegamento tra il mondo d'Oltralpe e l'Adriatico. In prossimità della confluenza del Boite da un lato e del Piave dall'altro, sorge Pieve di Cadore, patria di Tiziano Vecellio. Questo centro e le zone limitrofe, fin dalla seconda età del ferro, hanno svolto un ruolo politico-culturale di riferimento per tutta la regione. Qui la magnifica comunità di Cadore, istituita nel 1338 come organo di autogoverno delle popolazioni cadorine, ha la sua sede nel palazzo appunto denominato della Magnifica Comunità. L'edificio, costruito nella seconda metà del 400, fu ricostruito nell'aspetto attuale nel XVI secolo, dopo aver subito un incendio ad opera dei tedeschi di Massimiliano I, durante la guerra di Cambrai. Nel secondo piano di questo palazzo trova la sua collocazione il Museo Archeologico Cadorino, dedicato a Enrico Dell'Otto, medico cadorino appassionato di antichità. Sono qui conservate le testimonianze archeologiche del Cadore, dalla cultura venetica a quella tardo-antica alto-medievale. La maggior parte dei reperti proviene dal santuario di Lagole. Il luogo di culto a valle dell'abitato di Calalzo fu caratterizzato fin dall'antichità da una notevole suggestione magico-religiosa. In un bosco ricco di acque sotterranee carbonatico-solforose, che a tratti emergono in polle e rivoli, doveva trovare spazio una radura, punto di aggregazione e frequentazione a partire dalla fine del VI secolo a.C., non solo da parte delle comunità circostanti, ma anche di mercanti, artigiani e soldati. Numerosi sono gli ex voto, oggetti dedicati dai fedeli alle divinità, che sono venuti alla luce sia attraverso ritrovamenti fortuiti, sia a seguito dei saggi archeologici condotti tra il 1949 e il 1952 da Enrico Dell'Otto e Giovanni Battista Frescura. Uno degli ex voto rappresentativi di Lagole è il Simpulum, un mestolo di bronzo dal lungo manico usato dai devoti per offerte e libagioni, nonché per attingere le acque dalle note proprietà salutifere. Dopo l'uso, l'oggetto veniva defunzionalizzato ritualmente, staccando la coppetta dal manico, che veniva quindi dedicato alla divinità, come comprovano le numerose iscrizioni. Come in tutti i santuari, il ritrovamento di alari, spiedi, coltelli in ferro, ganci, forchettoni, unitamente a resti di ossa animali con busti, suggerisce che i rituali fossero accompagnati anche dalla macellazione e consumo delle carni. In età preromana i fedeli si rivolgevano a una divinità locale legata all'acqua e alle sue proprietà sananti. Infatti negli ex voto sono frequenti dediche rivolte alla divinità Trumusiati, talvolta associata all'epiteto Sainati, già interpretato nel significato di colui, colei, che sana. Queste brevi formule dedicatorie sono molto numerose e compaiono, oltre che sui simpula, anche su lamine bronzee, delle quali alcune di forma rettangolare con gli apici allungati, chiamate a pelle di bue. La tipologia di questo ex voto è tipica del Veneto orientale, trovando una sua diffusione attraverso un'asse di penetrazione incentrata sul Piave che da Gurina, nella Gaital, passando per Raveo, Auronzo, Lagole, Monte Altare, Villa di Villa, giunge fino ad Altino.
In alcune lamine l'iscrizione votiva talora si associa alla raffigurazione di cavalli, a sottolineare il ruolo elitario del dedicante nella comunità. I cavalli richiamano il famoso commercio di questi animali praticato dai Veneti, in associazione al culto di Diomede, cui ogni anno veniva sacrificato un cavallo bianco, come ricordato dalle fonti classiche. Altrettanto rappresentativi sono i numerosi bronzetti, per lo più a figura umana, che dal IV secolo a.C. fino alla prima metà imperiale testimoniano un universo devozionale maschile che si riallaccia alla tradizione locale umbro-sabellica, celtica ed ellenistico-romana. Si tratta per lo più di guerrieri con lancia in posizione di riposo o con elmo e spada di tipo celtico. A partire dal IV secolo a.C., infatti, tutto il Cadore è frequentato da genti celtiche e alpine. Oltre all'onomastica e alla toponomastica, sono testimonianza dell'influenza celtica anche la tipologia della situla rinvenuta a Calalzo e l'elmo ritrovato a Vallesella. Quest'ultimo, anche se lacunoso di paranuca e paraguance, presenta la calotta conica e il puntale decorato ad occhi di dado tipicamente celtici, benché con varianti locali. A questi si aggiunge il consistente nucleo di armi in ferro, da difesa e da offesa, offerte nel santuario. Queste sono volutamente spezzate o ripiegate per celebrare ritualmente la sacralità dell'offerta. All'Agole il passaggio alla romanizzazione avviene in modo graduale e pacifico. Alla divinità locale, infatti, subentra Apollo, ma non mancano attestazioni di altre divinità, come ad esempio Ercole, protettore in particolare dei pastori e dei viandanti. Il santuario, frequentato soprattutto da soldati, da mercanti, da pastori, si configura come un crogiolo nodale di traffici e di correnti culturali. Tra i materiali di epoca romana spiccano monete, fibule, trulle, una sorta di recipienti metallici di uso militare, alcune con iscrizioni sul manico, provenienti dall'officina campana di Polybius, e statuette bronze. Non mancano anfore da trasporto, talora con bolli e con etichette in piombo, a identificare le merci, nonché coppette e piatti in terra sigillata, produzione di origine centro-italica, caratterizzata da una tipica patina rossa, ampiamente imitata nelle aree del nord, sigillata nord-italica. A Pieve di Cadore, nel 1951, fu scoperta un'importante domus romana di età imperiale, attualmente ancora visibile all'ingresso del nuovo municipio. L'edificio si caratterizza per il sofisticato sistema di riscaldamento a ipocausto con suspensure sotto i pavimenti, alcuni dei quali decorati a mosaico. Un lacerto di tali pavimentazioni si può ammirare nell'atrio del Palazzo della Magnifica Comunità. Anche Valle di Cadore doveva avere un ruolo rilevante in età preromana e romana. In località Rusecco è emerso un deposito votivo molto ricco, che ha restituito oggetti pregiati di età preromana, come una conocchia in bronzo con perle d'ambra, simpula del tipo di Lagole, nonché due situle, di cui una con iscrizione dedicatoria a Ludera, una divinità fanciulla figlia, forse corrispondente alla greca Core, rimandano all'età romana un ascos di ceramica verniciata a forma di ariete con iscrizione latina, brocchette ed anforette, ampolle, bottiglie e recipienti in vetro. In località Villa sono stati documentati resti di unità abitative romane anche con muri affrescati, mentre una lapide in pietra, rinvenuta nel 1876, attesta l'esistenza di una scola, un luogo di riunioni, e di un solarium, un orologio solare, voluti da Lucius Saufeius Clemens. Non va infine dimenticato Domegge, sito nel quale è emersa una necropoli tardo-antica alto-medievale, che ha restituito, tra i materiali di corredo, un'armilla in bronzo a capi ingrossati, un orecchino bronzeo desinente a cestello e una bella collana con vaghi policromi in pasta vitrea, di produzione locale, tutti coevi a quelli documentati anche nelle necropoli delle popolazioni di retaggio romano del vicino comparto Agordino. Il nostro viaggio all'interno del Museo Archeologico di Pieve di Cadore finisce qui, ma il Cadore promette altri approfondimenti ed emozioni ai suoi futuri visitatori.